Un ospite che sarà veramente gradito ai telespettatori, quelli proprio abituali, classici di Rete 4, agli appassionati e le appassionate delle telenovelas. È venuta a trovarci in studio una delle eroine delle telenovele più amate dal pubblico italiano e non solo, dal pubblico internazionale, la regina di Cuore Selvaggio. È venuta a trovarci in studio Edith Gonzalez, che ringrazio e saluto. Benvenida a chi? Ciao, grazie. È incantato. Grazie per ricevermi e un beso a tutto il pubblico. Grazie per avermi invitata. Grazie Edith. Ringrazio anche la signora Patrizia Cash che ci aiuta nella traduzione, nella comprensione. Allora, come sanno le appassionate e gli appassionati, lo ricordo agli altri, Edith Gonzalez è messicana di Città del Messico, ha 29 anni ed è appunto stata la regina incontrastata di Cuore Selvaggio, una delle telenovela di maggior successo di Rete 4. Sì. Come ricorda quegli anni in cui lei era anche la regina di questa rete, essendo la regina di Cuore Selvaggio, Edith? Con molto, molto carino. È una telenovela che ci ha dato il cariño del pubblico italiano, il cariño del pubblico in Spagna e in tantos, tantos países, no? È una telenovela con molto affetto, con molta gioia, perché è una telenovela che mi ha portato e mi ha fatto sentire l'affetto, la vicinanza dei telespettatori spagnoli ed italiani. E non solo italiani, infatti. Dicevamo un grande paesi. Successo internazionale. Rivediamo insieme delle immagini di Cuore Selvaggio. Era una storia, ricordiamola a chi per caso non l'ha vista, Edith. Qual era il problema di Cuore Selvaggio? Il problema di due fratelli con due sorelle. Un problema di amore, di passione, ma una cosa molto ben scritta. Una storia molto ben scritta, a principio del siglo. Ecco, c'era un altro personaggio amatissimo in Cuore Selvaggio che era Palomo. Che ruolo aveva Palomo in questa storia? Era un Juan del Diablo. Figlio del Diavolo. Figlio del Diavolo. Giovanni del Diavolo. Sì. Che... Sì. Giovanni il cattivo, del Diavolo. O malamente. Era il malo? No, 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 no. È un personaggio che è buono, però malo. È un pericoloso. Sì, pericoloso. Buono, cattivo, come spesso succede. Sì. Senta, Edith, io so anche che lei però è molto impegnata anche dal punto di vista sociale, è un'attrice di successo che però vuole utilizzare il successo per ricordare al mondo i problemi delle persone meno fortunate del suo Messico e in generale del mondo, è vero questo? Sì, 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 in questo momento in Messico hay tantos problemas come sono los niños de la calle, la migración no solamente de los mexicanos a Estados Unidos, sino de los guatemaltecos a México, todo esto I problemi più importanti sono i bambini di strada, che purtroppo è una tragedia non solo messicana ma anche brasiliana, il problema dell'immigrazione dei messicani verso gli Stati Uniti, ma anche di altri paesi ancora più poveri come i guatemaltechi che vanno in Messico. Ecco, sì. Cosa fa per loro Edith Gonzalez? In questo momento vamos a hacer una casa hogar en unos 4 o 5 años, porque todo esto se tiene que estructurar desde un fideicomiso económicamente hablando, y para esto tengo el apoyo del Club de Fans en Italia y en España y en Perú, ¿no? Stanno organizzando una casa d'accoglienza per questi bambini di strada ed in particolare hanno ottenuto dei finanziamenti per riuscire a mandare avanti questo progetto così importante. Mantiene rapporti con i fan club che ci sono in Italia di Edith Gonzalez? Sì, 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 il sabato, il secondo anniversario a Milano. Se quieren hacer alguna domanda, qualche questione della festa per Stefania Veneri o Rosaria Gambini. È la fiesta del secondo anniversario. Già. Secondo anniversario di cosa? Del fan club che è stato fondato. Allora, diamo una buona notizia a chi fa parte dei fan club. Ci dicono dalla direzione di Rete 4 che quasi sicuramente poi avrete la comunicazione ufficiale. Cuore Selvaggio verrà replicato per la terza volta, credo, visto il successo, sì, quest'estate su Rete 4. Grazie Edith Gonzalez, grazie signora Patrizia Cash per il suo aiuto nella traduzione. Vi passo un attimo dietro perché andiamo a parlare di un'altra ragazza che è all'età di Edith Gonzalez e che parla in modo diverso dei suoi problemi e della sua vita.